E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su What Remains of Edith Finch. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire, per cui vediamo di riuscire a raggiungere almeno gli 80 like per il prossimo episodio ed eccoci qua di ritorno e vi dirò ragazzi che davvero torno con un pochettino di tristezza a giocare questo gioco perché purtroppo la scorsa volta l'ultima storia, a cui abbiamo assistito è stata quella del piccolo Gregory, che è venuto a mancare, a solo un anno di vita. E vi giuro che vivo tuttora, con estrema, appunto, malinconia questa cosa qua. Per quanto comunque siano passati anche diversi giorni, ragazzi, vi giuro che ripensandoci, mi entra davvero una grande tristezza, come appunto vi dicevo. E abbiamo capito che purtroppo fra i suoi genitori ormai le cose non andavano più bene. Gregory era appunto uno dei fratelli della madre, ok, di Edith. Quindi fra i nonni di Edith purtroppo le cose non andavano più bene. Stavano divorziando a quanto pare. E per un malaugurato incidente, oserei dire, anche se ragazzi, vi giuro che la prima cosa a cui ho pensato quando ho visto che la mamma lasciava il piccolo Gregory nella vasca, e l'ho detto anche in video se non sbaglio, cioè come si può comunque lasciare un bambino di un anno all'interno di una vasca da bagno per quanto comunque l'acqua fosse bassa, ok? Però, per quanto orribili, sono incidenti che appunto possono accadere. Sam, quindi suo padre, ovviamente aveva scritto una sorta di lettera, tra virgolette, allegata alla sentenza di divorzio, alla domanda, non so come la si può chiamare, di divorzio, dicendo comunque alla sua ex moglie di non farsene una colpa e del fatto che lui ovviamente non la colpevolizzasse di questo. Per cui credo ragazzi che a questo punto delle cose non ci resterà che vedere cosa I can't imagine my mom ever writing poetry and yet. cosa è successo al piccolo Gus, morto a quanto vedo anche lui alla tenerissima età di 13 anni. E ragazzi, è una cosa, cioè vi giuro che non so più cosa tanto aspettarmi e non so quanta tristezza ancora dovrò vivere e a quanti eventi tristi dovremo assistere. Vi assicuro che non è facile. A proposito, ragazzi, piccola parentesi, ho visto che purtroppo anche nello scorso episodio si sono presentati dei momenti di lag all'interno della schermata di gioco, però è dovuto, ragazzi, proprio al programma che uso per registrare, non al gioco stesso. Quindi magari abbassando un altro po' i canoni grafici, diciamo così, spero insomma di aver potuto risolvere questo problema, non ve lo garantisco, per cui in caso dovessero ripresentarsi problemi di lag, vi chiedo scusa in anticipo. Per cui, vediamo. Una poesia per Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad Che il idea. matrimonio fosse una Our cattiva father idea. never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Ok, che sarebbe morto piuttosto che assistere ad un matrimonio nel nostro cortile. Ma perché? Sto guidando io, ragazzi, l'aquilone, eh? E sto raccogliendo tutte le lettere. Cosa c'è qua? Father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Dov'è il sottotitolo? No, dai. Dov'era il sottotitolo? Ecco qua. Mio padre lo fece venire, ovviamente, ma Gus se ne stette per le sue. Faceva semplicemente volare il suo aquilone e si teneva dentro di sé la tempesta emotiva. Ok.
queste non le devo raccogliere? Sembrerebbe di no, continuiamo a farlo girare, ragazzi. Vediamo cos'altro succede. A volte bisogna un attimino capire cosa bisogna fare per scatenare l'evento successivo, ma... in questo caso non lo so, ragazzi. Ma posso fare qualcos'altro con sto benedetto aquilone? Sembrerebbe di no. Ragazzi, vi giuro che non so cosa devo fare. Sto continuando a farlo girare, ma... non... I tried to talk him out of it, but though he'd never met her. We don't need a stepmom, were the words that I remember. Ok, quindi il matrimonio... cioè non ci serve una matrigna, quindi il matrimonio del padre con una nuova donna. Per quanto capisco. Bene, vabbè, in ogni caso devo soltanto farlo girare per di qua. Per scatenare il nuovo evento, però vabbè. C'è gente felice. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Allora, ecco. Ok, gli ha fatto un gestaccio quando era il momento di scattare le foto. Oddio. Gus si rifiutò. No, non me lo dite, raga. No, dai. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Il vento si levò e delle oche spaventate comparirono e scapparono via subito. Ma tutto quello che fecero gli umani quel giorno fu andare sotto il tendone. Gesù, Giuseppe e pure Maria, non mi dire che è quello che mi sto immaginando, te prego. Dimmi de no. Purtroppo temo di sì. Ok, sono andati sotto il tendone loro, perlomeno ovviamente ha cominciato a piovere. Si sono riparati, no? Ovviamente. Qua sotto. Op, la Madonna. Ok, ce ne sono altre qua. Nessuno sembrava spaventato. La natura avrebbe potuto distruggere il tendone che nostro padre aveva eretto al meglio. Il vento? Sembravano molto più vicini e pieni di ira, ma tutto quello che mio padre disse in proposito fu: alzate il volume della musica. That I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, sea and foam. But I didn't. Until we found you. Okay. We never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Io pensavo andasse in un altro modo. Vabbè, è finita comunque nello stesso terribile modo, ragazzi. Quindi è stato praticamente travolto dal tendone che era stato eretto appunto per festeggiare il matrimonio. Mio Dio. Veramente mio Dio, ragazzi. Cioè, non... è tutto... sempre così malinconico, così triste, non... My mom moved up to the loft after her brothers died. Ok, perché loro tre dormivano insieme, ragazzi, ok, solo che... It was as far away as she could get. Dopo la morte dei suoi due fratellini, si è trasferita appunto qui, la madre, ok? Ok. C'è una Bibbia.
Qui possiamo aprire la finestra. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ok, suo padre era Sanjay. Ok. Benissimo. Qua possiamo aprire, ma prima di aprire, ovviamente, ragazzi. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. La religione. Uff, benissimo. Proprio benissimo, davvero benissimo. Ok, non vorrei perdermi niente, ragazzi, ma penso che non ci sia altro da analizzare, per cui non ci resta che My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Ok. La madre si trasferì in India una settimana dopo la laurea e trovò un lavoro come insegnante di inglese. Lewis was born. Porca vacca. Lewis nacque un anno dopo, che era suo fratello. Porca miseria, non ha perso tempo, si è data da fare. Brava. Dove vado? Ok, qua non posso andare, quindi per forza su. Ok, quando suo padre è morto. Ok, quindi è tornata praticamente a casa quando suo padre è morto. Lewis, Milton e Edith sono appunto loro tre, quindi lei con i suoi due fratelli, che però purtroppo sono mancati. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Edie c'era abituata, ok. Per insomma, evidentemente i cambiamenti, forse. And for a while, things were good. Almost normal. Quasi. Qua c'è il banchetto di Edith. Quello di Lewis. But it didn't last. Bene. Quindi ha detto all'inizio le cose erano andate anche bene, quasi normalmente. Però a quanto pare purtroppo la cosa non durò. Mannaggia la miseria, ragazzi. Mannaggia davvero. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Oh, Gesù. Quindi al decimo compleanno di Milton, mi sembra di aver capito. Infatti Milton è mancato a 11 anni. Però vabbè, al decimo compleanno gli hanno regalato un castello, tra virgolette. Infatti qui c'è il suo nome e tra l'altro la porta è stata anche bella che sigillata, ragazzi. Tanto per cambiare, no? Direte voi. Tanto per cambiare. Però possiamo entrare da qua. Semplice. Ok. Che bello sto posto. Credo che Edie fosse felice di avere finalmente un altro pittore in famiglia. Quindi era un artista, diciamo così, il piccolo Milton. Ma dai. Che bello sto posto, ragazzi. Bellissimo. Wow. Ed eccolo qua. Ed eccolo qua Milton, ragazzi. Eh sì, gli piaceva disegnare, dipingere. Minchia, aveva sto talento incredibile per essere così piccolo. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Il pennello magico, vediamo. Ah, che bello, è come... Oddio. Che figata, ragazzi, dai. I was 4 when Milton disappeared. Thank you.
è scomparso. È scomparso, perché? Cioè, nel disegno si vede che è come se avesse dipinto una porta magica. Una porta magica nella quale però è sparito. È scomparso, quindi. Non si sa che fine abbia fatto sto povero ragazzino. Minchia, ragazzi. È questa la porta che ha dipinto nel... in quel libricino. Quindi la madre ha passato mesi a cercare suo figlio e poi niente, ha sigillato le porte in pratica. Ah, ha sigillato le porte perché in quel disegno appunto il ragazzino spariva all'interno di una porta. Forse per questo, forse c'è questo collegamento qua. Cioè, sto ragazzino praticamente c'aveva la sua stanza, che era questa. Quindi aveva la sua stanza fuori, comunque esternamente alla casa. E quindi evidentemente... cioè, un giorno poi sto ragazzino non l'hanno più trovato. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Sì, perché era stato Milton, comunque vi ricordate, ragazzi, ad esplorare un pochettino di più i meandri e i passaggi segreti della casa stessa. Non so che dire, ragazzi, è pazzesco. Cioè, pure sto ragazzino non si sa quindi effettivamente che fine abbia fatto. Mamma mia, che tristezza, raga. Che tristezza, caspita. Possiamo salire di qua, però. No, 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 qua era da dove... Ah, ok, sì. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Quindi, allora, la madre ha dato la colpa a sua nonna. Ma Lewis se l'è presa con se stesso per questa cosa qua, e perché? Oddio. Stava sempre più tempo recluso in camera sua finché mamma non gli trovò un lavoro al conservificio. Quindi, cioè, comunque questo ragazzo è cresciuto, Lewis, sì, infatti. Cioè, è cresciuto, intanto si è laureato e comunque è morto giovane, ragazzi, perché aveva appena 22 anni. Quindi dopo essersi laureato però se ne stava sempre di più per conto suo, rinchiuso nella sua camera, e la madre praticamente ha pensato di aiutarlo fondamentalmente trovandogli un lavoro ad un... in un conservificio, che sinceramente non so nemmeno cosa proprio sia, ragazzi, un conservificio, vi dirò proprio sinceramente. Pure, ragazzi, vi ricordate, pure Walter comunque era tipo rimasto segnato a vita dalla morte di sua sorella Barbara, al punto da rinchiudersi per 30 anni. Eppure sto ragazzo, poverino, è rimasto sconvolto evidentemente dalla scomparsa di suo fratello, è al punto da non riuscire più a superare il trauma, probabilmente, poverino. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. C'è l'odore all'interno della... No, 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 non volevo uscire. L'odore all'interno della sua camera è rimasto lo stesso. E da notare, ragazzi, che è stata fatta all'interno di una barca. Cioè, spettacolare pure questa cosa. Ok, ci sono i videogiochi... Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. Lui era una frana nei giochi, moriva spesso, pensa un po'. La laurea. Ok, non c'è altro qua, ragazzi, il computer. Cassette, CD. Contenuti dell'armadietto.
Che armadietto? Del lavoro? Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Ok, aspettate ragazzi, da notare. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Ok ragazzi, la madre l'aveva praticamente costretto ad andare dallo psichiatra per, insomma, disintossicarsi fondamentalmente a causa dell'abuso delle sostanze che facevo, ok? Questo era chiaro. Ma una volta disintossicatosi, si è reso ancora più conto ovviamente quindi del mondo, della realtà che lo circondava e della monotonia della sua vita, lavorando specialmente a quanto pare in questo conservificio. Wonder. La sua mente cominciò a... What the fuck? A vagheggiare. In che senso? Oh mio Dio, si immaginava le cose, ragazzi. Mi chiesi di descrivere la cosa. Sto muovendo sia la mano, ragazzi, che il pupazzetto. Rispose che iniziò in piccolo. Immaginando un labirinto in cui sentire la propria via. Then something moved. Poi qualcosa Bats. Si mosse. Pipistrelli. And toads. E rospi. Oh mio Dio. And things that have not names. E cose senza nome. Oh mio Dio, ragazzi. He knew it was all in his head. Sapeva che era tutto nella sua mente, quindi era consapevole comunque di... Oh mio Dio, di immaginarsi tutto. Ma prese la cosa molto seriamente. Ok ragazzi, devo togliere più pesci possibili perché sennò non riesco a vedere quello che sta succedendo lì. Forza, forza! E che cavolo, dai. Speravo avrebbe trovato se stesso. Tipo un videogioco. Ma trovò qualcos'altro. Minchia regà. Cioè, da notare però che è fatto benissimo. A quel punto mi preoccupai per lui. Beh, se è la sua psichiatra, vorrei pure vedere, no? Che faceva sogni ad occhi aperti al conservificio, che quindi si immaginava queste cose, ragazzi, in tempo reale. Mi rivolse al suo superiore, quindi al tizio del conservificio. Era diventato un impiegato modello. Metodico, instancabile, concentrato. Ah! Si immaginava le cose e lavorava meglio, tra l'altro, come se fosse un Lewis tutto nuovo. Per cui lo lasciai continuare. Ma non dovresti essere una psichia. Ok, la cosa si ingrandisce, attenzione. Incoraggiai addirittura. Ma che cacchio di psichiatra sei? Che metodo è? All'inizio la situazione sembrava promettente addirittura. Disse di aver trovato un nuovo amico. Mamma mia, regà. Minchia, però è fatto strabene, signori, eh. Ai bordi di una città chiamata Lewistopia. Lewistopia, vabbè, come cazzo si può pronunciare. Eresse la città lentamente, mattone dopo mattone. Cioè, raga, vedete che lavoro di immaginazione che ha fatto? Cioè, non è una cosa positiva. Poi creò dei musicisti. Insomma, si è fatto tutto... C'è un mondo... A parte tutto suo, in cui lui è l'artefice di tutto.
in cui la gente forse lo ringrazia, non lo so, in cui lo... Esatto, dei brani che suonavano. Vedete? La gente entusiasta parlava di fondare una band addirittura. Vedete come esulta la gente, ragazzi, e canticchiava sempre qualcosa sottovoce. Ogni giorno le sue fantasie diventavano più vivide. Si sta perdendo, ragazzi. Non parlava più al conservificio. Certo, perché praticamente ha cominciato a vivere solo ed unicamente in questo suo mondo immaginario. Ma il suo taglio era più affidabile che mai. Poi un giorno si rese conto che tutta la folla inneggiante, persino le pietre sotto i suoi piedi, erano tutti frutto della sua immaginazione, quindi se ne è reso conto. Per cui avrebbe potuto fare qualunque cosa desiderasse, quindi era consapevole di stare immaginando, ma la cosa gli è piaciuta ancora di più. Gli è piaciuta ancora di più, ha detto, quindi a maggior ragione posso fare quello che voglio. Indisse un'elezione per diventare sindaco. E vinse. Ok, ragazzi, scusate, mi si era interrotta la... E quindi la pregarono di rimanere, ma la sua mente stava già vagheggiando. Ancora di più. Divenne un gioco per lui, certo. Vedete, ragazzi, si allarga sempre di più questo sogno ad occhi aperti. Mamma mia, ragazzi. Conquistare una città per poi passare subito ad un'altra. New Louisville. St. Louis. Tutto ovviamente portano il suo nome. Iniziò ad allontanarsi dalla nostra realtà. Attenzione, non è una cosa buona questa. Assolutamente. Mamma mia, poraccio, regà. Finché un giorno dimenticò di tornare a casa dal conservificio addirittura. Persino quando sua madre lo implorò, una parte di Lewis continuò per la sua via. È terribile questa cosa, ragazzi. È terribile. Sentì voci di... uno splendido principe, andiamo a sinistra. Beautiful prince. Mamma mia, raga, che trip. The prince was on his own quest. Il principe era in missione alla ricerca di arcobaleni radianti. Restiamo su questa scia. Radiant rainbows. No, ci volevo passare dentro, vabbè. Continuo a farli cadere. Vabbè. He followed the sound of his... Lui seguì il suono dell'arpa d'argento. Restiamo qua. Silver harp. Ragazzi, alquanto angosciante comunque tutto questo, perché vedete, nel frattempo lui comunque continua a stare là. La sua caccia lo condusse in un palazzo dorato a est del sole e a ovest della luna. La sua logica non faceva una piega. Ragazzi, vedete, il mondo esterno non esiste più. Attenzione. Sapeva che il mondo era tutto frutto della sua immaginazione, lo sapeva, ma nonostante tutto ha continuato a preoccuparsi solo di questo. Ma era così orgoglioso di essere riuscito a crearlo. Nei suoi occhi era diventato qualcosa di più grande di un re. Per qualcuno che non ha mai conosciuto il successo nel mondo reale,
Immagino fosse travolgente, ovviamente un'emozione più unica che rara. Poi realizzò che il vero Lewis non era quello che scatolava il salmone, ma quello che saliva la scalinata del palazzo dorato. Quindi si è totalmente immerso in questo mondo qua, ragazzi. Non è più nel mondo reale. L'immaginazione è tanto reale quanto il mio corpo, mi disse. Nel senso, si è talmente autoconvinto che quello che immaginava era reale. Quindi ha cominciato a credere che questo mondo immaginario fosse reale. Era difficile discutere con lui. Ok, ragazzi, siamo tornati al conservificio. Quindi questo sì è il mondo reale, ma... veramente angosciante tutto questo, ragazzi, lasciatemelo dire. Iniziò a dimenticare il mondo che conosciamo. Questo era il suo armadietto, infatti. Console. Credo che gli facesse male ricordare Lewis, l'operaio del... Oddio, è lui! Cioè, come se fosse sdoppiato, ragazzi, è spaventosa questa cosa. A detestare l'uomo con uno sprezzo regale, quindi è come se si fosse... Oddio! Cioè, come se... cioè, la sua personalità si fosse praticamente distaccata dal suo io reale. È come se gli fosse venuta un'altra personalità, praticamente. Personalità che praticamente fuoriuscita dal mondo immaginario che si era costruito, in cui era diventato addirittura una sorta di reale, diciamo così. E quindi questa personalità regale disprezza fortemente la sua vecchia personalità. È spaventoso, ragazzi. Veramente spaventoso. Coraccio, ragazzi. Cioè, è veramente spaventosa questa cosa. I still thought I could save him. Pensavo di poterlo ancora salvare. Even after he said he was being persino quando disse che stava per essere incoronato re di tutte le terre di meraviglia. Il palazzo si sarebbe riempito dei suoi compagni. Incluso il suo saggio gatto, che aveva insistito per essere suo consigliere. Per essere incoronato re, praticamente. Principe attese tenendo in mano la sua corona. Era rimasta una sola cosa da fare. I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Veramente agghiacciante, ragazzi.
Cioè, in pratica alla fine, se ho capito bene, si è decapitato con quello stesso macchinario con cui praticamente decapitava i salmoni. Che dire, ragazzi, cioè sono veramente tutte storie terribilmente tristi. Credo che questa e quella di Walter siano state comunque quelle che veramente più mi hanno, insieme a quella di Gregory, ovviamente, ma un po' tutte, ma queste due, ragazzi, sono quelle che forse mi hanno un pochettino più colpita dentro e non so perché, forse perché comunque. Che tra l'altro sono stati forse quelli che appunto sono forse sopravvissuti un pochettino di più, Walter di sicuro più degli altri, e quindi sono praticamente sopravvissuti alle persone che hanno visto morire, e questo ha fatto sì secondo me che soffrissero molto più degli altri probabilmente, perché hanno assistito alla morte dei propri cari e hanno dovuto conviverci anche, tra l'altro, e questo ha fatto sì che vivessero nella tristezza. Forse per questo che queste due storie mi rendono ancora più triste rispetto alle altre. Perché hanno dovuto convivere praticamente con questo dolore. E Walter ci ha convissuto praticamente rinchiudendosi a vita, fondamentalmente. Forse per paura del mondo, per paura della vita, per paura del destino, non lo so. E sto povero ragazzo cercava comunque evidentemente di soffocare il dolore prima nelle droghe. E una volta che è stato costretto comunque ovviamente a disintossicarsi da esse, l'unico modo che ha trovato per riuscire a sfuggire forse a quel dolore e alla monotonia della propria quotidianità, data anche dal lavoro, l'unico modo che ha trovato è stato appunto quello, ragazzi, di crearsi un mondo immaginario in cui poteva sentire di valere qualcosa, di contare qualcosa magari per qualcuno, in cui poteva sentirsi felice. Magari. Felicità, serenità, tranquillità che non riusciva ovviamente, evidentemente in alcun modo ad ottenere nella sua vita reale. Forse il dolore era troppo grande, non lo so. Purtroppo, ragazzi, queste sono cose che succedono davvero e sono cose che succedono davvero. Le persone si creano una realtà alternativa, a volte anche personalità alternative, pur di fuggire dalla tristezza e dalla malinconia della propria vita. È stata veramente molto triste questa storia, ragazzi. Io credo che tra l'altro siamo arrivati alla fine, quindi per oggi, ragazzi, io purtroppo devo stoppare qua. Penso a questo punto che il prossimo episodio sarà l'ultimo, questo me lo dovrete ovviamente confermare voi. Non so che altro dire, ragazzi, che altro aggiungere. Io penso che la mia espressione comunque mi faccia abbastanza intendere.
la malinconia che sto provando in questo istante. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Abdosh a tutti ragazzi da Giocherina.